Ciao. Ciao, Sì, ciao. quella di Felicità prima. Ciao anche Letizia, che non so se ci sente, vedo Andrea Cettaglia. Mi vedete? Sì, vi sento e mi sentite? Oh no. Sì, Eh? benissimo. Sì, Letizia, ti Si sentiamo. sente bene. Bene, bene. Pronto? Buonasera, sono Tiziana Lazzarotto, l'associazione Mai Soli. Ah, perfetto, buonasera, piacere. Buonasera, Ciao, piacere, ciao. associazione. Non ho capito. Associazione Mai Mai Soli. Soli. Mai soli. Mai soli. Sì, sono stata invitata dalla Iole del Comitato Anchise. Sì, benissimo. Benvenuta. Prego. Benvenuta. Grazie. Niente. Piacere. Dobbiamo poi chiudere un pochino tutti i microfoni perché sennò comincia un po' a Esatto, fare purtroppo. tutti gli eco. Dico a tutti, abbiamo deciso per la registrazione perché appunto Maria Grazia, la Paola, la Donatella, anche insomma Alberto, come avete visto perché molti hanno scritto nella mail a tutti, alcuni hanno scritto a me, non riescono a partecipare per cui... così possono rivedere poi tutto il dibattito che faremo questa sera. Diamoci ancora un paio di minuti. È arrivata anche Roberta. Ciao Roberta. Ciao, ciao a tutti. Lo Ecco, vedo scusate, non ho detto Danilo. una cosa. Ciao Vedo Roby. Emanuele. Ciao, ciao. Ciao. La Razzanella. Ecco, scusate, non ho detto che sono Letizia Caselli del Comitato Anchise. Sì. Ok, perfetto, ma dopo magari appunto ci si Sì. presenta. Buonasera a tutti, mi sentite? Sì, Benissimo. ciao Danilo. Ok, grazie. Ciao, ciao a tutti. Ciao Danilo. Ciao, ciao, ciao. Perché non mi fa sala d'attesa e non mi dà... Perché? Ah, metti. Scusate, ma alla... mi sembrava ci fosse qualcuno che voleva entrare, ma non riesco a farlo entrare. L'avvocato c'è Giulia? Non c'è ancora. Non c'è ancora. È arrivato il Trentino. Buonasera a tutti. Buonasera. Ok. Anche 4 di investimento. Arrivando ancora persone.
Allora, un minuto direi e poi iniziamo, che sono le 8.35 e vorremmo anche riuscire a rispettare i tempi. Buonasera. Buonasera. Ehi, Caterina. Ciao. Laura, l'avvocato si collega alle 20.45. Va bene. Ok. Faccio fatica a fare entrare le persone. Ma perché sono tanto? Tu dici per quello? Perché non prende subito? Non so perché. Allora, io direi intanto appunto 8.35 va bene se iniziamo, no? Noi... Oh, siamo in tanti, Ci siamo arrivati 31. Ciao a tutti. Ciao, buonasera. Buonasera a tutti. Va bene, allora io direi partiamo, poi adesso vediamo se entra ancora qualcun altro. Allora, intanto buonasera a tutte e a tutti. C'è problema con l'audio? Chi ha problemi con l'audio? Due persone non sentono. Però, allora, chiudete tutti i microfoni. E se qualcuno proprio non riesce a sentire, provi ad uscire e rientrare, perché a meno che la maggior parte mi dica che non sente, però se sono solo un paio di persone, probabilmente è un problema più loro. Io sento benissimo, grazie. Okay, va bene. Allora, sentite, stasera abbiamo impostato la riunione del coordinamento, che dovevamo fare già da un bel po', ma ci sono state veramente tante iniziative, tante vicende che abbiamo un po' tardato, perché eravamo rimasti dagli ultimi incontri cercavamo di affrontare un approfondimento a partire dal nostro documento di alcuni punti, anche proprio in riferimento a quello che sta avvenendo sia a livello nazionale che a livello regionale, no? In particolare con l'applicazione del PNR, con quella parte che riguarda le case della comunità e gli ospedali di comunità. E avevamo cominciato a fare una discussione per fare un ulteriore approfondimento sia della questione delle cure domiciliari, per cercare di fare proprio una proposta concreta, e sui temi, ancora una volta, dei requisiti e dell'organizzazione dell'RSA, riprendendo un po' appunto tutto quello che noi abbiamo scritto nel documento, a partire dal fatto che deve essere in capo al Servizio Sanitario Nazionale, che deve esserci una riorganizzazione, il personale, la presa in carico, tutto doveva essere un po' ridiscusso e riapprofondito. E infatti sono girati anche alcuni documenti, e di questo chiaramente vorremmo poi riprendere il filo, anche perché a livello regionale, noi sappiamo della regione Lombardia, ma credo che anche in altre regioni l'applicazione e l'avvio di queste case della comunità e diciamo di questa
dico nuova, no, modalità della medicina di base sta un po' prendendo piede, non in modo adeguato per quanto riguarda noi in Lombardia, però ecco, è sicuramente da discutere, da approfondire e insieme da prendere delle posizioni. Però chiaramente stasera io direi come darei come priorità alla discussione proprio il punto che riguarda in modo particolare quello che è successo per l'RSA e in modo particolare quello che stava ancora succedendo delle finte riaperture, no? E qui fa piacere appunto la presenza di tutti voi perché sicuramente potrete raccontare e dire quello che sta effettivamente avvenendo. Ma la cosa più grave che avete tutti sentito è l'archiviazione delle denunce che c'è stata in Regione Lombardia, le denunce della strage, dei decessi che ci sono stati all'interno del Pio Albergo Trivulzio, no? E su questo noi stasera vorremmo proprio cominciare la riunione e affrontare questo perché come coordinamento dobbiamo assolutamente prendere una posizione, dobbiamo, no, cercare di far sentire e denunciare, no, ulteriormente questa decisione che è stata ingiustamente presa, dobbiamo tenere viva questa situazione che non può essere sotterrata in questo modo, insomma, per cui io direi, e ci siamo messi d'accordo proprio anche con Giulia del Comitato Anchise, la quale ha sentito anche l'avvocato Locati di Bergamo, direi proprio di cominciare da questo punto, per cui chiederei a Giulia di introdurci in questa situazione della quale lei è sicuramente molto più a conoscenza e in attesa che arrivi l'avvocato Locati, che così sentiamo anche che cosa ci può dire lei. So che è presente anche l'associazione Felicita e che dovrebbe arrivare anche Alessandro Azzoni, il presidente, non so se è arrivato. Sono già qui, buonasera. Ah, eccoci, è davanti a me, ma non vedevo. E quindi daremo anche la parola ad Alessandro Azzoni proprio per sentire che cosa stanno facendo come associazione. Allora Giulia, ti chiederei di cominciare e di introdurre te l'argomento. Il microfono, non l'hai aperto? Adesso mi senti? Sì, va bene. Io sento l'eco. Sì, niente, allora risaluto tutti quanti, ci conosciamo ormai da tempo, abbiamo creato insieme questo coordinamento, fatto da tante associazioni e comitati e tante sono state le iniziative che abbiamo avuto in questi mesi. E, che dire, noi come comitato siamo sicuramente concentrati sul problema dell'RSA. Ma il problema delle tante morti, delle migliaia di morti che ci sono state durante tutta la pandemia e delle numerose archiviazioni, non parliamo solo del Trivulzio, di quelle recenti della regione Lombardia, ma anche tutte le archiviazioni che ci sono state in questi mesi. Quindi se vogliamo il Trivulzio, quella più eclatante per il numero dei morti e per la risonanza mediatica che ha, ovviamente, però ancora prima del Trivulzio tante altre archiviazioni ci sono state e sono passate sottotono. Oltre a questo noi ci occupiamo molto del problema delle visite, delle riaperture, delle visite ai parenti nell'RSA. Siamo riusciti a far passare, diciamo, questo emendamento che adesso prevede almeno, mi sentite? Sì, un'ora
al giorno di visita dei parenti. Malgrado ciò, come tutti ormai, almeno chi è dentro l'argomento sa, la decisione ultima viene sempre rimandata alle direzioni sanitarie e questo provoca un'anarchia totale nelle RSA, perché ogni direzione sanitaria fa quel che vuole. Noi ci siamo, abbiamo un po' riflettuto su questi argomenti, in particolare sulle ultime archiviazioni, e abbiamo chiesto consiglio e un aiuto all'avvocato Consuelo Locati. L'avvocato Locati, penso che lo conoscerete tutti, è l'avvocato a capo del team di avvocati di Bergamo, che si occupa di quanto avvenuto a Bergamo, delle migliaia di morti avvenute a Bergamo e provincia durante la pandemia. È sicuramente una persona che noi stimiamo perché è fuori da ogni diciamo legame politico, e questo essendo noi un comitato apolitico, cioè a noi piace magari interloquire con istituzioni, di certo non abbiamo mire di altro tipo, ed è una persona determinata, seria, e vuole assolutamente far chiarezza e giustizia su quanto avvenuto. Quindi abbiamo chiesto dei consigli a lei, sia per quanto riguarda le archiviazioni che le riaperture, che in verità riaperture non sono. Adesso io non so se l'avvocato è già collegato, perché... Sì, ci sono. Buonasera, avvocato. Allora io lascio la parola a lei. E intanto grazie per essere venuta. Grazie a voi, grazie per le parole. Non è che mi merito tutta questa considerazione, però vi ringrazio. Faccio solo quello che ritengo giusto per tutti noi. Dunque, per quanto riguarda le RSA, allora io ho parlato anche con i colleghi, non so se c'è anche un collega del team collegato, che è Luca Berni, perché io sto guardando, mi sono collegata dal telefono, quindi non vedo tutti i partecipanti. Però, allora, questa è un'azione che si può fare, che sicuramente si deve fare, presumo che ci siano tutti gli estremi. Io non ho ancora visionato, ho avuto il tempo onestamente di visionare tutti gli atti o comunque i provvedimenti che dispongono la riapertura rispetto alle RSA e quali sono le condizioni. Bisognerebbe, prima di intavolare un discorso che ritengo che si possa fare comunque, capire sulla base di che cosa queste visite, da quello che mi risulta, non sono autorizzate, non sono consentite, e studiare bene a fondo quali sono i provvedimenti rispetto proprio all'obbligo di visita dei parenti agli ospiti delle strutture, di fatto, no? Delle residenze. Mi devo studiare tutto. Penso che dalla lettura anche solo un po' superficiale che io ho letto tra ieri e stanotte, un po' insomma, degli atti e dei documenti così, di cui sono entrata in possesso, penso che ci siano tutti i presupposti. È chiaro che deve essere una cosa studiata in maniera molto approfondita, non approssimata ovviamente, e dobbiamo capire quali sono per esempio le strutture che non consentono le visite. Scusate, posso chiedere una cosa? Volevo fare una richiesta di tipo proprio organizzativo. Possiamo affrontare un momento, argomento per argomento, cominciando, se è possibile, dalla questione delle morti e delle archiviazioni? Potremmo fare un giro di parola di tutte le persone coinvolte nello specifico in questa cosa e aprire e chiudere questo argomento con le eventuali iniziative da prendere, e poi cominciare magari a parlare delle visite nelle RSA, se no si sovrappongono un po' le cose, io vado un po' in confusione. Vi dispiace se teniamo questo ordine? Caterina, ascolta, il problema è che sia l'avvocato Locati che Alessandro Azzoni hanno poi un altro impegno,
Appunto, dico, ma loro sono non sono coinvolti sulla questione delle morti e dei, cioè io volevo capire, no, questo, le iniziative. Questo sì, diciamo che i due argomenti ai quali chiediamo a loro di esprimere, di riportare, sono questi. Adesso l'avvocato Lucati stava cominciando sulla questione delle riaperture, forse perché... Vastissimo il discorso delle riaperture, capito? Ci sono tante, così tante variabili. Vabbè, comunque perché, fate voi. No, vabbè, ma poi entriamo nella discussione di tutto. Questo perché sicuramente, almeno noi qua in Regione Lombardia, ma penso un po' su tutto il territorio nazionale, nell'ultimo periodo, prima che uscisse questa, no, questa bomba l'altra settimana, si stava lavorando su questo perché era la situazione più critica e più urgente da affrontare. Poi è arrivata anche questa delle archiviazioni. Ecco, per cui sicuramente sono due argomenti importantissimi, per cui direi all'avvocato se può, perché probabilmente lei adesso ha parlato con alcuni del comitato Anchise su questa situazione della riapertura dell'RSA, però effettivamente servirebbe di riprendere un pochino tutto il discorso anche proprio dell'archiviazione che c'è stata. No, sull'archiviazione che c'è stata, ovviamente io non ho i documenti relativi ai fascicoli dove è stata disposta l'archiviazione, ma siccome alcuni aderenti della causa civile poi ci hanno mandato alcune richieste di archiviazione, abbiamo fatto fare degli accessi, insomma, ai fascicoli per capire sulla base di che cosa sono state archiviate. Io devo dirvi che noi come team abbiamo sempre sconsigliato di fare un'azione diretta nei confronti delle strutture. Perché? Perché le strutture avrebbero trovato come scusante le direttive che venivano impartite dagli organi centrali superiori. Parlo del Ministero, parlo della Presidenza del Consiglio del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Lombardia, le varie regioni che di fatto avevano da una parte un minimo di autonomia e dall'altra seguivano le direttive impartite. È ovvio che avrebbero portato questi procedimenti presumibilmente ad alcune richieste di archiviazioni. Era ovvio perché? Perché le strutture si trincerano dietro le responsabilità superiori sostenendo che loro hanno eseguito molto molto pedissequamente quello che erano le direttive del Ministero della Presidenza. Noi abbiamo sconsigliato di fare le opposizioni alle archiviazioni. Perché? Perché le procure, tutte le procure tranne Bergamo e forse addirittura mi pare Tempio Pausania in Sardegna, stanno chiedendo le archiviazioni perché non si mettono a fare quelle indagini che sta compiendo la procura di Bergamo, che è da 2 anni di fatto che sta facendo un'indagine colossale. È ovvio che le procure si limitano a discutere, a valutare quello che è l'esposto, la querela presentata dalle persone nei confronti delle strutture, acquisisce le informazioni e gli atti che derivano direttamente dalle strutture, ma anche facendo, insomma, degli accertamenti, acquisiscono i dati del Ministero e quindi ritengono che nei confronti delle strutture non ci possa essere responsabilità perché hanno agito sulla scorta di direttive imposte dall'alto. Questo è il leitmotiv delle richieste di archiviazione di tutte le procure. Questo da un punto di vista legale. È chiaro che è scandalosa una decisione, una richiesta di questo tipo, soprattutto dopo le catombe che ci sono state. È scandalosa e dà la dimostrazione di quanto tante procure purtroppo non hanno voglia di approfondire, non hanno voglia di mettersi contro poteri forti. Detta proprio fuori dai denti, questo è. Però con questo bisogna farci i conti. Allora, per arrivare a ottenere un risultato, sicuramente si deve aggirare questo che è uno scoglio altissimo contro cui si rimbalza e cercare di capire, e qui mi ricollego all'altro discorso, se le strutture che si sono comportate in determinati modi possono essere aggredite adesso e tutto sommato trovare delle violazioni di legge adesso
sotto altri punti di vista. Quindi quello delle visite, che è un discorso molto complesso e voi me lo confermate, è chiaro che può essere valutato. Può essere valutato perché è un modo per poi far approfondire quello che è stata anche la gestione di questo rapporto in particolare tra parenti e ospiti, e quindi anche il comportamento che c'è stato all'interno delle strutture con gli ospiti da parte dei direttori di fatto delle strutture socioassistenziali e di residenze, insomma, delle persone anziane o in difficoltà, insomma, chiamiamole come vogliamo. Questo è un discorso. Per cui io non lo so che cosa poi adesso, credo che per me sia anche difficile entrare nel merito dettagliato di quello che può essere un'azione collettiva fatta nei confronti delle strutture. Primo, perché l'azione collettiva sicuramente può essere fatta, ma ogni struttura deve essere citata in giudizio per violazioni di legge, quindi non può essere un'azione generica fatta nei confronti delle strutture senza individuazione delle strutture. Secondo, ogni struttura può anche aver attuato delle violazioni di legge, di disposizioni di legge che sono diverse l'una dall'altra. Ok, quindi io non posso adesso entrare nel merito perché non ho neanche visionato tutto quello di cui voi evidentemente siete in possesso. Prima di fare un discorso più approfondito e concreto, è chiaro che io devo avere i documenti, perché per me diventa complicato in due giorni andare a vedere tutto quello che c'era, la situazione particolare, le situazioni singole di ogni struttura, quali sono state le violazioni, sulla base di che cosa, se si può intervenire, non si può intervenire, in che termini si deve intervenire. Cioè, è impossibile per me stasera fare questo discorso, onestamente. Poi mi era stato sottoposto anche la volontà di andare alla CEDI, che è la Corte di Giustizia dei Diritti dell'Uomo, giusto? Sbaglio o c'era anche questo di quesito che mi era stato sottoposto a Strasburgo? Giulia, anche questo, certo. Ecco, ok. Per arrivare alla Corte di Giustizia dei Diritti dell'Uomo, che è la CEDU, bisogna che siano stati esperiti nella nazione di cittadinanza di delle persone che vogliono agire alla CEDU tutti i gradi del giudizio. Vuol dire che dobbiamo prima aver fatto una causa, aver avuto una sentenza, essere andati in appello e poi eventualmente in Cassazione. Dopodiché si può andare alla Corte di Giustizia, alla Corte dei Diritti dell'Uomo. Ok? Quindi questo in questo momento è improponibile, ma neanche con l'opposizione all'archiviazione si può andare, perché non c'è una sentenza. Ok? E anche se si facesse opposizione, quello che ne risulta non è una sentenza, è un provvedimento, decreto di archiviazione, perché il processo non c'è stato. Quindi comunque per arrivare a Strasburgo prima bisogna avere una sentenza in primo grado, in secondo grado, eventualmente anche in Cassazione. Ok? Quindi credo che questo anche noi ci volevamo andare, noi abbiamo fatto questa causa. C'è anche questa possibilità, il fine per noi è anche questo, ma bisogna arrivare ad esperire tutti i due gradi almeno del giudizio. Ok? Certo. Sì, 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 sì. È tutto chiaro, avvocato, anzi la ringrazio per la sua esposizione ed estrema chiarezza. Adesso noi... No, mi dispiace di non poter essere più chiara, ma in questo momento anche per me è un po' impossibile entrare nel dettaglio. Devo anche visionare, leggere, studiare tutta la documentazione prima di dare delle risposte più dettagliate e più circoscritte. No, no, comunque è importante la sua presenza stasera perché volevamo iniziare ad avere diciamo una chiarezza da parte sua su certi argomenti, e quindi è stato molto importante la sua presenza. E quindi lei sostiene comunque che fa qualcosa contro le archiviazioni, forse... alla fine non ha tanto senso, perché come diceva lei, e anche secondo me, le uniche procure che lavorano seriamente sono quella di Bergamo, e l'unica che non ha archiviato è stata, mi sembra, Sassari.
Sì, Tempio Pausania, Tempio Pausania. Anche Vercellis, sono cittadina della Fondazione Promozione Sociale, dove siamo parte civile, ci stiamo costituendo. Ah, ok, ecco, non lo sapevo Vercellis, sapevo Tempio Pausania. Però Vercelli non lo sapevo, ecco, comunque sono molto poche rispetto a tutti gli esposti e le denunce che sono state depositate, perché certo. Di tutte le altre stanno arrivando archiviazioni costanti. Avvocato, sono Sciattaglia, come diceva giustamente lei, sono quelle dove un po' le procure ci hanno messo del loro e quindi hanno avuto voglia. In quella di Vercelli è indagata, anzi inquisita per dei reati, non da poco, anche il direttore generale dell'azienda sanitaria, ovviamente, no, come responsabile. Ma sì, sono quelle che hanno potuto agganciarsi a esposti o denunce fatte in un certo modo, cioè fatte chiamando in causa tutta la struttura, che non è solo la singola RSA accreditata, certo, che è l'ultimo anello della catena, certo, chiamando in causa l'azienda sanitaria in quanto titolare delle competenze di organizzazione del servizio e anche di vigilanza, e chiamando in causa la regione, in questo caso la regione Piemonte. Certo. Ecco, no, per dire, ecco, questa è una cosa da un po' da che fa il nostro interesse, perché noi come comitato sosteniamo che abbiamo deposito, ma avvaloravo la sua posizione, nel senso ma io sono perfettamente d'accordo con lei. Gli esposti che fanno riferimento, appunto, come dice anche lei, vanno a un avanti. Sistema più centrale, è chiaro che insomma danno la possibilità di indagare in un altro modo. È chiaro che se si fa nei confronti di una struttura determinata, solo di quella, è molto più difficile arrivare a ottenere quantomeno che ci siano degli avvisi di garanzia. Non lo faranno, purtroppo. Certo. No, lo ponevo anche come riflessione per tutto il gruppo, perché per noi è importante questa cosa, perché la nostra posizione rispetto all'RSA di fare in modo che venga concepito come effettivamente è dal punto di vista amministrativo un ente accreditato, quindi non vuol dire un privato separato totalmente dal pubblico, ma è un privato che svolge una funzione ritenuta essenziale in nome per conto del pubblico, è importante. Purtroppo ne stiamo valutando l'importanza da questi che non sono particolari, ma da questi elementi, cioè coloro che hanno fatto magari l'esposto solo sulla singola struttura, purtroppo vuoi per un verso vuoi per l'altro, vuoi anche per una generale disposizione delle procure di archiviare, non da questo punto di vista, diciamo, no, la strada non è sbarrata in qualche modo. Ma certo, deve essere stato fatto in maniera un po' più generale, ma soprattutto secondo me in maniera anche un po' più dettagliata, documentale, facendo riferimento anche a questi collegamenti che ci sono a livello proprio di responsabilità rispetto all'attuazione di provvedimenti che venivano dagli organi centrali per passare a quelli regionali, per cui è molto più complesso. Io credo che chi ha depositato, come ben dice lei, un esposto fatto in maniera un po' diversa rispetto a quello che ha come unico destinatario di fatto la struttura, possa avere sicuramente più probabilità di poter arrivare a processo rispetto a tutti gli altri. Per cui bisogna considerarle queste cose, perché allora è vero che adesso sembra molto tutto molto più chiaro, però è altrettanto vero che ogni filone di indagine porta in sé un groviglio di circostanze che si intrecciano a livello di responsabilità, che è molto complesso. Per cui insomma, capisco anche la difficoltà di alcune procure di indagare su alcuni ambiti, non le condivido, però le posso anche capire. Andiamo avanti, secondo me, a fare un discorso molto più approfondito, che coinvolge tutti gli aspetti sanitari, non solo quello della struttura. E secondo me anche la violazione di lei, anche le violazioni rispetto al diritto di visita e alle frequentazioni, all'apertura delle RSA, deve essere inserito in un contesto molto più approfondito e dettagliato, che coinvolge ogni direttiva rispetto alla medicina,
anche territoriale, quindi alle direttive regionali piuttosto che quelle ministeriali, regionali e locali. Ecco, possiamo, chiedo in particolare a Giulia che aveva un po' pensato anche alla prima scaletta, possiamo sentire il presidente di Felicita e avere un'informazione su se l'avvocato anche può rimanere ancora un pochino? Così sentiamo. Ma lì ho 10 minuti perché poi devo collegarmi da un'altra parte, va bene? Ok, grazie. Se, grazie. Giulia, va bene, facciamo, se può parlare Alessandro Azzoni, se può dirci la situazione. Intanto ringrazio l'avvocato Locati comunque per aver partecipato a questa riunione. So che aveva tanti iscritti e quindi se non la sento dopo la saluto adesso. Sì, no, beh, io spero che 10 minuti se può stare ancora, così magari riusciamo a farla intervenire ancora. Certo. Ok, grazie. Alessandro Azzoni. Sì, grazie per la parola, grazie a tutti. Cercherò di essere breve, tra l'altro anch'io ho i tempi stretti perché ho un altro impegno, però ci tenevo questa sera a aggiornare il coordinamento su quello che sta succedendo, almeno per quanto ci compete. Io sono presidente dell'Associazione Felicita, che è nata inizialmente per i fatti del Pio Albergo Trivulzio, appunto, e dopo abbiamo capito, visto che il Pio Albergo Trivulzio come simbolo ha acquisito grandissima visibilità, abbiamo capito che fosse necessario aprirci, accogliere anche le altre persone e i comitati che abbiamo contribuito a far nascere legati alle RSA, che sono tante, colpite così duramente dalla prima ondata Covid. Ecco, partirei da un discorso che noi sappiamo che l'assistenza agli anziani fragili in Italia è insufficiente, inadeguata alle risposte, e sostanzialmente il Covid ci ha solo confermato quello che era appunto un sistema di assistenza che faceva acqua da tutte le parti. E purtroppo ce l'ha confermato nel modo più drammatico, sottolineando i problemi di strutture che non rispondono ai bisogni e che sospendono sostanzialmente il diritto alla salute delle persone fragili che vengono marginalizzate in strutture che io chiamo istituzioni totali. Ecco, ma non ingrandiamo troppo il discorso. Noi, sapete, abbiamo da subito fatto un esposto collettivo a nome di più di 150 persone, famiglie colpite dalle morti del Trivulzio, più di 30 denunce singole. E abbiamo da subito partecipato e coadiuvato la procura, in questo caso la Guardia di Finanza che faceva le indagini, e su al Pio Albergo Trivulzio c'è da dire che è stato fatto un enorme lavoro di indagine da parte della procura di Milano, della Guardia di Finanza. Lo dico perché faccio un inciso, ci sono state altre archiviazioni. E faccio per esempio l'esempio della RSA di Mediglia con 140 persone e 77 morti, in cui la procura di Lodi ha chiesto l'archiviazione a luglio, ma praticamente senza aver fatto indagini. La procura di Lodi ha mandato i RIS dei carabinieri a fare qualche interrogatorio nell'RSA di Mediglia, ma poi non ha sentito alcun parente, non hanno fatto tutto quel lavoro che invece la procura di Milano, ricordiamo, con le ben 400 cartelle sequestrate
che hanno impiegato più di un anno per essere esaminate dai consulenti tecnici dell'Università di Verona, e poi interrogatori, testimonianze di noi parenti, testimonianze che sono state rilasciate dagli stessi operatori sanitari, medici e infermieri, sequestri di email del direttore generale. Ecco, l'ipotesi di reato di omicidio colposo e gli indagati sono il dirigente, l'ex dirigente Giuseppe Calicchio e la struttura. Ecco, dopo ben 18 mesi di indagini, la Procura di Milano, coordinata dal PM siciliano, ha chiesto l'archiviazione. La notizia ovviamente per noi è drammatica, ma voglio riportarvi il contenuto di questa richiesta, le argomentazioni della richiesta di archiviazione, che sono una cosa interessante, perché sostanzialmente nelle motivazioni noi leggiamo per stessa mano dei PM e dei tecnici, dei consulenti tecnici che sono stati nominati, le stesse gravi negligenze che noi abbiamo denunciato da subito. Quindi nella richiesta di archiviazione noi leggiamo che nella struttura, durante i primi mesi della prima ondata Covid, ci sono stati gravi e macroscopiche carenze da parte della struttura. Ci sono state sottovalutazioni dei rischi grossolane, cioè voi ricorderete una famosa conferenza stampa in maggio dell'avvocato Nardo, l'avvocato difensore del DG Calicchio, che parlava di tsunami inaspettato e di scoglio in mezzo al mare. Ecco, i PM e gli stessi consulenti nelle motivazioni scrivono che non sono state rispettate le più basilari e semplici norme, che non c'è bisogno di essere esperti virologi per mettere in sicurezza una struttura di questo genere. Quindi addirittura ci sono stati verificati atteggiamenti volti ad occultare quanto era in corso, quello che stava succedendo, piuttosto che il tentativo di risolverlo. Voi vi ricorderete la nostra manifestazione davanti al Trivulzio in cui chiedevamo con forza che venisse messa la struttura venisse messa in sicurezza. Abbiamo chiesto anche ai PM stessi di commissariare la struttura, e noi siamo abbiamo contezza, perché l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle, che ci siano stati morti non solo per Covid, ma morti per abbandono, perché in quei momenti drammatici abbiamo saputo il 50% degli operatori sanitari, dei medici, degli infermieri era malato, e quindi non avevano le risorse umane neanche per guarire persone che in quel momento, per curare persone che in quel momento, appunto, parlo di mia madre, è rimasta una settimana a letto in una stanza senza mangiare né bere. E, ecco, ricordiamo, sono state acquisite le mail in cui il direttore generale e il suo braccio destro, la dottoressa Velleca, fino al 23 di marzo vietavano l'utilizzo delle mascherine agli operatori sanitari che le portavano da casa. E vi ricorderete il professor Bergamaschini, professore della statale, primario del reparto Piatti, allontanato perché obbligava il proprio personale all'utilizzo della mascherina. Ecco, diciamo, i PM hanno verificato che tutto questo è accaduto, e
sostanzialmente mettendo nero su bianco la scelleratezza di una gestione della gestione, poi però con un atteggiamento molto contraddittorio, elusivo, diciamo, e di deresponsabilizzazione, sostengono che per il diritto penale italiano il nesso di causalità tra chi è morto e la responsabilità di chi potrebbe essere accusato della responsabilità della sua morte, ecco, è troppo difficile da provare. Quindi è importante capire questo, cioè ovvio, tutto quello che noi abbiamo denunciato fino ad oggi è stato messo nero su bianco dai PM, che però appunto sostengono sarebbe difficile per loro riuscire a dimostrarlo oltre ogni ragionevole dubbio. Ecco, noi non la pensiamo così. In questo momento il nostro studio legale sta facendo l'accesso agli atti, appunto. Pensate che per accedere a tutto il materiale probatorio che è stato acquisito dalla Procura di Milano, lo studio legale, quindi noi, dovremo sostenere una spesa di 6.000 euro solo in termini di bolli e di tasse burocratiche. Ecco, l'accesso agli atti ci serve per impugnare appunto la richiesta di archiviazione e fare opposizione. Quindi settimana prossima il nostro studio legale presenterà l'opposizione a questa richiesta, che ci sembra appunto indegna, indegna per quello che è successo, e forse spiegabile più nella debolezza della Procura di Milano in questo preciso momento storico, piuttosto che nel reale merito dei fatti accaduti. E quindi significherà andare davanti al giudice per le indagini preliminari e in dibattimento, carte alla mano, quindi utilizzando le indagini e tutti i documenti che sono stati raccolti, pretendere che si vada a giudizio, che vengano i responsabili, che venga fatta luce su quanto successo al Pio Albergo Trivulzio, e parlo del Pio Albergo Trivulzio in termini generali, in quanto simbolo di una malasanità, di un malgoverno e di una gestione appunto scellerata dell'RSA, luce che noi siamo convinti bisogna fare in primo luogo in un ambito penale, perché successivamente sarà sempre possibile proseguire con una causa civile, naturalmente, perché una cosa non esclude l'altra, ma in prima istanza noi pensiamo che sia la sede penale quella più idonea per far luce e per chiedere verità delle morti che sono accadute. Questo, Alessandro, voi sapete... Alessandro, posso interrompere un attimo? Perché sì, ho timore che l'avvocato Consuelo non abbia più tanto tempo, allora... Magari, no, sì, volevo fare solo un paio di interventi rispetto a quello che ha, sì, che ha detto, ecco, non mi ricordo il nome di chi Azzone mi ha preceduto. Ecco, allora, vero è, ma è quello che ha detto di fatto è la sostanza dell'archiviazione, no? Loro dicono, è vero, ci sono state carenze, ma non sono tali da riuscire a farci individuare il nesso eziologico tra causa e effetto, cioè il comportamento di chi è stato carente di fatto ha cagionato la morte degli ospiti. Vero è che il comportamento carente, di sicuro sono certissima di questo,
sarà stato attribuito alle disposizioni che Regione Lombardia in particolare aveva dato soprattutto nel mese di marzo, vero, quando impedivano che il personale si mettesse le mascherine, ma per quello che ci risulta dagli atti dei documenti era vero che erano state disposizioni della regione, tanto quanto quello di ospitare nelle RSA pazienti Covid non ancora negativizzati dimessi dagli ospedali, senza controllare che effettivamente poi le strutture dove venivano ricoverate queste persone fossero distanti, con personale diverso rispetto a quello degli ospiti e che andava a visitare gli ospiti. Quanto poi all'opposizione, cioè io credo che sia la strada, ognuno poi deve esperire quello che ritiene opportuno farlo, ma per fare un'opposizione bisogna fornire ulteriori elementi di prova, per cui la difficoltà nell'opposizione all'archiviazione è quello di fornire ulteriori elementi in modo tale che il giudice nell'udienza che fissa, no, per discutere sull'opposizione, si convinca che deve fare ulteriori indagini con ulteriori elementi e quindi poi decidere se mandare a processo oppure no. Quindi questo sicuramente è uno scoglio importante, sicuramente è giusto anche che uno lo faccia, considerata la strage che c'è stata nelle RSA, in particolare al Trivulzio. Detto questo, la parte penale e la parte civile sono due facce della stessa medaglia. Per fare verità e ottenere giustizia non esiste solo il penale, anzi il penale è sempre molto difficile da esperire, proprio perché ci sono due elementi da valutare, che uno è l'elemento oggettivo, cioè il reato, la fattispecie di reato che si è concretizzata, e l'altro l'elemento soggettivo, che è quello sempre più difficile da dimostrare, perché fa riferimento all'intenzione o alla colpa, cioè negligenza, imperizia, imprudenza, da parte di chi pone in essere determinate condotte che possono poi configurare un reato. La parte invece civilistica è, diciamo, da questo punto di vista più semplice, nel senso che la responsabilità, una responsabilità civile, è un po' più facile da dimostrare, è più, diciamo, c'è l'onere probatorio, cioè l'onere di dimostrare il nesso causa-effetto a carico di chi fa la causa civile, detta in termini molto semplici, che è più difficile. Vero è che in Procura a Bergamo uno dei quesiti che è stato posto al professor Crisanti, che è stato nominato consulente della Procura di Bergamo, era proprio quello di cercare di individuare il nesso eziologico. Ma perché? Ma perché il territorio di Bergamo, con la mancata zona rossa, evidentemente ha prodotto una strage in questo territorio che impone anche probabilmente delle indagini tanto più approfondite. Però ecco, ci tenevo a precisare che il diritto civile e il diritto penale sono nella stessa parte della stessa medaglia, tutti e due fungono per poter trovare verità e giustizia rispetto a quello che è successo. Per cui sicuramente quello che ha detto il collega è vero, sicuramente quello che hanno rilevato i PM, la Polizia Giudiziaria, che tra l'altro la Guardia di Finanza è la stessa che, insomma, sta collaborando come Polizia Giudiziaria con la Procura di Bergamo nell'espletamento delle indagini, sono molto approfondite e sicuramente devono aver rilevato queste negligenze, carenze e violazioni. È altrettanto vero che, secondo me, negli atti risulterà che sono conseguenza dell'attuazione di disposizioni diverse, che loro si sono semplicemente limitati a: il personale non ce l'avevano perché con l'accreditamento, il taglio alla sanità, oltretutto, insomma, la mancanza di fatto di un coordinamento, che torniamo al discorso della mancanza di un piano pandemico di preparazione e risposta a una pandemia. Il piano pandemico è un piano di preparazione prima che di risposta a una pandemia. Preparazione vuol dire avere già tutto quello che è necessario per recuperare personale per coloro che poi si mettono in malattia piuttosto che si ammalano, avere scorte di dispositivi, avere un sistema di coordinamento, di trasmissione diretta di tutti i dati tale da poter intervenire tempestivamente, proprio per evitare quello che poi è successo in tutti i nostri territori e nelle strutture, ma non solo nelle strutture delle scusate un attimo, posso chiedere un attimo, scusi avvocato, volevo solo chiedere
al signor Negroni, quanti siete che fate opposizione con per il Piobergo Trivulzio? Non Negroni, Azzoni. Azzoni, mi scusi. Signora Azzoni? Il microfono. Buonasera. Sì, io sto scappando adesso perché ho un altro impegno. Dei 150 firmatari dell'esposto collettivo più tra i 30 e 40 denuncianti singoli, tutti faranno opposizione al fruttio, da quello che conosciamo dai numeri che conosciamo fino ad ora, praticamente tutti faranno opposizione. Mi avete sentito? Sì, sì, certo. Sì, sì, okay. Sì. Avvocato Locati, dobbiamo lasciarla? O... Sì, allora volevo semplicemente dirvi, io me ne vado, non so, cioè è entrato comunque nel frattempo il mio collega di cui vi parlavo prima, l'avvocato Luca Berni, che è del team. Sì, che ha chiesto anche la parola e che non gli ho ancora dato retta. No, è solo perché mi sembra giusto. Io devo andare, non so se il collega potrà rimanere collegato, ma eventualmente poi io sono sempre a disposizione. Ok, va bene. Grazie davvero. Grazie mille. Buonasera. Allora, do la parola all'avvocato Luca Berri perché è un po' che l'ha chiesta. Sì, buonasera. Vi ringrazio. Anch'io, ahimè, non posso star molto perché mi ero collegato all'inizio e non pensavo che durasse così tanto e ho alcune incombenze da svolgere. Però brevemente sintetizzo un aspetto. Allora, Azzoni, se non ho capito male, è un collega, dico bene? Non mi risulta che Azzoni sia un avvocato. È il presidente dell'associazione Felicita. Ah, perfetto, grazie. Scusatemi perché questo è proprio passaggio. Questo passaggio me l'ero perso. Forse allora, adesso lui è andato. Va bene. Allora, no, io volevo soltanto dirvi questo, vi volevo dire. Allora, ci sono alcuni aspetti di ciò che ha detto il signor Azzoni che non sono tecnicamente corretti. Lo dico perché molto spesso si fa un po' di confusione nell'affrontare certi discorsi e ci si lascia magari travolgere da problematiche o comunque confondere più che travolgere. Ci si lascia confondere da problematiche che distolgono dal vero, dal cuore del problema. Ora, l'opposizione può essere fatta da uno o da tutti, questo non ha importanza, ma chi decide di farla deve accollarsi un onere che è quello di proporre delle indagini suppletive. Io non ho colto con esattezza il motivo per cui la Procura di Milano abbia ritenuto non sostenibile Ok, sì. Scusate, sento un po' di... Chiudete tutti i microfoni, per favore. Pronto? Mi sentite? Sì, scusate. Sì, sì. Allora, non ho colto esattamente il motivo per cui la Procura di Milano abbia ritenuto non sostenibile l'accusa in giudizio. Mi pare di avere capito da quello che ha detto il signor Azzoni che ci fossero dei presupposti di colpa, dei presupposti di responsabilità, ma non tali da evidenziare una responsabilità penale. In realtà mi piacerebbe leggerlo quel provvedimento, perché a volte tra le pieghe di quel provvedimento si capisce esattamente dove si dovrebbe insinuare l'intervento per l'indagine suppletiva. Detto questo, condivido quello che ha detto la Consuelo. Io appartengo allo stesso team dei legali che sta patrocinando la causa civile davanti al Tribunale di Roma per i familiari delle vittime del Covid. L'area penale da quella civile sono esattamente due facce della stessa faccenda. E non è detto che si riesca ad ottenere ragione solo ed esclusivamente nella sede penale piuttosto che nella sede civile. Anzi, può essere che un evento abbia una rilevanza di responsabilità civile e non ce l'abbia di responsabilità penale. Mi spiego meglio. Se io volontariamente, faccio un esempio molto banale ma giusto perché possa essere immediatamente percepito, se io involontariamente
provoco la rottura di un bene di un altro soggetto, un vaso, perché lo urto accidentalmente, io sono indubbiamente responsabile del risarcimento del danno per ciò che ho provocato, ma non sono tenuto penalmente responsabile per avere fatto con intenzione quel danno. È chiaro il concetto? Cioè, se la Procura di Milano non ha ritenuto, e mi piacerebbe leggere il documento, e mi piacerebbe anche capire perché ci siano da pagare 6.000 euro di marche da bollo quando dovrebbe esserci una forfettizzazione dei costi dei diritti se io chiedo sul supporto telematico le copie degli atti, che dovrebbero al massimo essere 380 euro, perlomeno così è la Procura di Parma. Se la Procura di Milano non ha ritenuto la responsabilità penale, non è detto che non ci sia quella civile. Quindi secondo me bisognerebbe fare una valutazione ben soppesata. Detto questo, però, la opposizione all'azione penale potrebbe essere funzionale per accedere alla Corte di Giustizia europea. Quindi bisognerebbe fare più valutazioni, a mio modesto avviso, sotto questo profilo. E comunque cercare di tenere separati i due tavoli, in maniera tale da non confonderli, perché altrimenti si rischia semplicemente di fare il gioco dell'indagato da una parte o del responsabile civile dall'altro, ok, che in questo caso sfuggono alle maglie di quella che potrebbe essere l'attività inquisitoria nei suoi confronti. Questo grazie. È quanto. Ok, prego, io direi apriamo il dibattito. Allora, la situazione mi sembra, almeno per parte mia, che poi su tutte le questioni di processi e cose sono assolutamente ignorante, no? Per cui mi sembra molto molto complessa e molto difficile, anche da quello che diceva l'avvocato Locati, di riuscire a ottenere un varco, una riapertura. Io quello che penso è che, forse un pochino accennato all'inizio, che noi come coordinamento nazionale dovremmo comunque prendere una posizione e fare un comunicato e cercare di farlo arrivare, farlo circolare, perché dopo i primi giorni che si è sentito un po' parlare di questo, già ora non se ne sta parlando più, no? Quantomeno nella stampa, eccetera. Per cui io dell'idea di fare come coordinamento nostro, nazionale, di fare proprio un comunicato che cerchiamo di che si oppone a questa archiviazione, che denuncia questa ingiustizia che è stata fatta, unitamente anche ad alcune altre che sono ancora al seguito di questa pandemia, come possono essere le chiusure, eccetera, eccetera, e no, per farci sentire, così come secondo me sarebbe opportuno riuscire anche proprio a fare un'iniziativa in tempo breve, no? Possibilmente a Milano, dove è vero che poi, per carità, c'è Vercelli, ci sono altre situazioni, però direi che questa di Milano è abbastanza forte e grossa. Secondo me, riuscire a fare un'iniziativa e farci sentire su questo tema così scottante, ma nello stesso tempo riprendere appunto il documento e i nostri punti e cercare di rinviarli dalle istituzioni regionali, nazionali, cioè secondo me sarebbe da fare. Questo avete visto anche nelle mail di chi non è potuto partecipare, come Alberto, ma anche come Maria Grazia, è un sollecito che è arrivato. Per cui questo io lo lancio. Adesso io direi, per intervenire segnatevi nella chat per piacere o alzate la mano, no? E però diamo spazio degli interventi brevi di pochi minuti, in modo che riusciamo un po' a parlare tutti e vediamo se possiamo giungere anche proprio a una conclusione un po' operativa. Mi scusi, io a questo punto però mi scollego perché devo andare. Tenete presente che parlando con Consuelo Locati è come se parlaste con me, quindi voglio dire, se lei decidesse di continuare a confrontarci con Consuelo, lo faccia con assoluta serenità, perché poi tanto Consuelo ci riferisce tutto, ci riferisce. Mi auguro che il nostro modesto apporto possa essere utile per solleticare gli interventi che voi vorrete fare. Poi eventualmente, magari condensando il significato di questi interventi, si potrebbe capire che tipo di consiglio
darvi perché voi possiate essere instradati sulla via corretta per far emergere le vostre effettive ragioni e perseguire i vostri interessi. Certo, certo, va benissimo. Grazie della discussione. Grazie, avvocato. Grazie a voi. Scusi, avvocato. Sì. Scusa avvocato, mi faccia capire una cosa, perché non ho capito bene da quello che ha detto prima l'avvocato Locati. Quindi voi, come team, questo gruppo, siete per opporvi alle archiviazioni delle morti delle RSA nella vostra zona, o comunque delle questioni di cui vi state occupando, e siete quindi contrari all'opposizione. Voi siete per l'archiviazione, ho capito bene? No, credo che abbia, mi scusi, credo allora che l'avvocato Locati non si sia spiegata bene. No. No, io ho capito che lei diceva che era un po' una causa persa perché c'erano i poteri forti, si arrivava poi a una situazione così di generalizzata, di situazione drammatica generale, che quindi le sembrava, insomma, non si riusciva a fare. Mi dica. No, allora, credo che l'avvocato Locati allora si sia spiegata male. Diciamo questo. La archiviazione viene richiesta generalmente dallo stesso pubblico ministero che ha iniziato le indagini, d'accordo? Quindi quando ci si deve opporre ad una archiviazione, generalmente è una strada un po' in salita, questo vuol dire, ok? Noi poi come indole tendiamo a voler vendere un pochino cara la pelle, come diceva Louis Vuitton, quindi non è che noi siamo contro le archiviazioni, però ci muoviamo sempre con un minimo di attenzione perché è un terreno molto, molto insidioso, ma non perché possa avere delle conseguenze negative o conseguenze pregiudizievoli per chi la propone, ma perché generalmente è una strada in salita. Diciamo che su un campione di 100 archiviazioni, opposizioni e archiviazioni fatte, solo 40 vengono accolte. Diciamo che c'è una percentuale un po' sbilanciata in questo senso. Però potrebbe avere un senso comunque farla, prima di tutto perché il pubblico ministero, quando motiva la sua richiesta di archiviazione, mi dà delle indicazioni che possono essere importanti nella causa civile. Quando... Quindi dovete ancora decidere, ho capito bene, dovete ancora, state valutando. Stiamo valutando, tenendo presente che l'archiviazione relativa al Pio Albergo Trivulzio in realtà non ci compete. Noi non abbiamo fatto, cioè siamo un altro gruppo di... Esatto, esatto, ho chiesto proprio per questo, perché mentre quello che vuole fare il gruppo di Azzoni per l'Albergo Trivulzio è chiaro, non mi era veramente chiaro quello che invece succedeva nella vostra zona della Bergamasca, insomma, noi, provincia di Bergamo. Noi, le dico la verità, nella provincia di Bergamo noi le archiviazioni che abbiamo ricevute le abbiamo opposte, ma per perseguire un molteplice obiettivo, uno tra i quali è quello di poter mantenere in piedi una situazione che possa essere portata davanti alla Corte Europea di Giustizia. Poi le dirò anche la verità, in alcuni casi l'archiviazione, no, la posizione dell'archiviazione nostra è stata accolta perché di fatto abbiamo indicato delle indagini supplettive da svolgere che il pubblico ministero ha raccolto e le ha portate avanti. Altre volte non sono state accolte, ma perché era stata impostata all'inizio sbagliata la querela. Cioè, se io chiedo di condannare condannare penalmente un medico perché ha curato male un paziente, poi non posso oppormi dicendo ma non c'era il piano pandemico, cioè era all'origine la querela che è sbagliata. No, sbagliata, insomma, diciamo non conforme. In questo caso, per il Pio Albergo Trivulzio, io le devo dire che non ho letto la querela iniziale e non ho letto la motivazione della richiesta di archiviazione, quindi prima di esprimermi ci vado cauto, però non credo che l'avvocato Locati vi abbia detto no, assolutamente noi non siamo siamo per valutarle con molta prudenza. Va bene, dai, grazie avvocato. Grazie. Tenete presente che un pubblico ministero per motivare la sua richiesta e un giudice per le indagini preliminari per motivare il suo eventuale decreto di archiviazione che seguirebbe all'opposizione all'archiviazione hanno bisogno di esprimere dei motivi che possono diventare utili e preziosi in un'altra sede. Tutto qua. Ok, grazie avvocato. Grazie, buona serata. Un saluto, grazie mille, buona serata. Buonasera. Ho visto che ha chiesto la parola Letizia Caselli del Comitato, sì. Anchise.
gliela darei. Buonasera. E chi altro vuole intervenire, si segni il nome o alzi la mano. Sì. Dunque, io intervenivo in merito all'intervento dell'avvocato Locati che abbiamo costruito insieme a Giulia per due ragioni, ecco, spieghiamo un po' meglio questo, il fatto di capire come poter dare una risposta da parte nostra, visto che siamo un comitato nazionale di famiglie, quindi con una certa rilevanza, alla questione delle archiviazioni. La risposta che mi sembra che emerga questa sera, anche a parte gli interventi magari a volte di carattere un po' troppo tecnico, è quella di dare, che a me è piaciuta, insomma, un respiro più grande di una opposizione semplice e di esplorare altre strade, come quella ad esempio della Corte Europea, del Tribunale di Strasburgo. Questo per far sì, attraverso un'azione collettiva più, cioè, ovviamente, che tenga conto delle diverse posizioni, cioè, delle diverse strutture, dei diversi atti, fascicoli, eccetera. Cioè, al di là di entrare nel merito tecnico, ci vuole un'azione collettiva che vada al di là di un'azione singola, primo, e secondo, anche un'azione che possa essere anche di indirizzo per tutte le altre sentenze che devono essere emesse dalle varie procure, perché adesso il fatto della trivulzio ha creato, a mio avviso e non solo mio, un pericoloso precedente su tutte le procure italiane, molto molto pericoloso, perché potrebbe dare l'andamento, già c'era un vento che soffiava in quella direzione, è pericoloso, insomma, questo pronunciamento, al di là delle considerazioni più o meno tecniche. Quindi questo è un punto. L'altro, che era stato iniziato dall'avvocato Locati, era il discorso delle chiusure e delle aperture, che non è semplicemente il fatto di avere 2 ore, 3 ore, 1 ora alla settimana, 7 ore, cioè è un dato, a mio avviso, estremamente grave, cioè la violazione da parte delle RSA di una legge, quindi, perché era una circolare ministeriale che è diventata legge, quindi un emendamento dentro una legge, il 4 bis, che prevede di andare tutti i giorni, 7 su 7, a vedere il parente. La gravità qual è di questo fatto? Non tanto il fatto, non solo che il parente non possa vedere il proprio caro, ma il proprio caro che non può vedere il parente da tanti, troppi mesi, primo. Secondo, cosa sta succedendo all'interno delle RSA? Quindi, al di là di articoli cronachistici più o meno seri, sta succedendo questo, che dentro le RSA purtroppo ci sono pochi infermieri, ci sono molti OS, quegli infermieri che c'erano prima sono emigrati nelle strutture pubbliche. Quindi chi è che si occupa della salute dei nostri cari, della cura, delle pulizie? Chi lo fa? Non so se avete letto in questi giorni, qualche tempo fa, mi sembra la settimana scorsa, una OS che ha fatto, mi pare, una trasfusione, una cosa del genere, e che ha provocato la morte della paziente. Un'altra che non c'era personale, si è strozzata con le cinghie attaccate al letto. Quindi questi sono casi che, a mio avviso, vanno oltre l'apertura e la chiusura. Poter entrare all'interno di queste realtà vuol dire poter controllare anche il proprio parente, cioè si affida a queste strutture, ma con quello che è successo, sinceramente, il proprio caro va sorvegliato, ecco, questo è. Quindi una proposta che poteva essere valida in questo senso, ne abbiamo parlato con Giulia, era quella di chiedere anche con l'avvocato Locati l'intervento del garante delle libertà personali, che è il garante nazionale, quindi che fa capo al Ministero della Giustizia, attraverso un'azione collettiva. Cioè praticamente si segnalano quelle strutture che hanno formalmente l'apertura talune un'ora alla un 45 minuti la settimana, me ne è giunta una ieri, 45 minuti la settimana, ecco, una volta sola. Quindi quelle strutture che sono inadempienti
e si segnalano al garante nazionale, il quale cosa fa? Fa un'indagine, specie se è un'azione collettiva, quindi ha molto forza, e quindi essendo che fa capo al Ministero della Giustizia può anche riferirsi al Ministero della Giustizia e aprire seriamente un'indagine, perché qui c'è una, senza una fondatezza, perché c'era la fondatezza prima della pandemia che poteva giustificare una restrizione della libertà personale, adesso c'è una restrizione della libertà personale che non è motivata, quindi assolutamente no. Ed è uno dei presupposti che sono usciti anche nei documenti dello stesso garante. Voglio citarvi per correttezza e per documentazione un punto, insomma, in cui si dice, era il DPCM dell'8 marzo 2020, il Garante Nazionale collabora con l'Istituto Superiore di Sanità per dire va bene, voi dovete chiudere perché c'è la pandemia. Però io sono fortemente preoccupato, dice il Garante, perché pur ritenendo le restrizioni opportune al fine di prevenire la diffusione della pandemia, manifesta la propria preoccupazione in merito alle ripercussioni che tali limitazioni possono avere all'interno delle strutture per persone con disabilità e anziane, se non opportunamente monitorate e controllate. La situazione espone infatti a elevato stress sia gli ospiti che gli operatori. Questo comporta un incremento del rischio di comportamenti conflittuali, di maltrattamento, di abuso degli strumenti di contenzione. Il Garante Nazionale sta studiando collaborazioni e modalità di vigilanza di comportamenti inaccettabili di questo tipo. Non stiamo a dire che queste indicazioni erano arrivate, queste raccomandazioni di monitoraggio a tutte le regioni, e da quanto so non è stato fatto questo lavoro di monitoraggio da parte delle regioni. Questo è molto grave. Arrivavo a dire, perché questo era nel programma della nostra scaletta propositiva di oggi, prima di addentrarci nelle discussioni, e mi ricollego alla Laura Valsecchi, quando diceva di fare una manifestazione. Noi abbiamo pensato di fare una manifestazione. Una manifestazione che potrebbe essere, perché si utilizzano i sabati per fare queste cose ovviamente, potrebbe essere sabato 27, perché bisogna essere concreti, sabato 27 novembre dalle ore 15 alle ore 17 davanti al Trivulzio. Chiamiamola manifestazione. Adesso ci sono delle iniziative che si chiamano sit-in, quindi non è che stai lì col cartello, sostanzialmente stai anche col cartello, ma crei una sorta di dibattito in cui promuovi una serie di piccoli interventi, come abbiamo fatto noi a Ferrara il 16 di ottobre, che è andata, devo dire, malgrado le difficoltà e gli ostacoli che ci sono stati posti, molto bene, perché abbiamo fatto intervenire il nostro avvocato, che poi ha parlato per tutti i casi di questo tipo, come fare, poi associazioni del luogo, il sindacato che ha parlato della situazione degli operatori sanitari, perché anche questi, ovviamente, se si ammala l'operatore, si ammala il paziente e viceversa. Quindi lo scopo, a mio avviso, di questa iniziativa che potremmo proporre e che abbiamo pensato con Giulia un titolo che ci sembra bello, per non dimenticare, alla ricerca dell'umanità perduta, perché qui stiamo parlando di umanità, oltre che di legge sicuramente, di umanità che manca a tutti i livelli, in tutti gli ambiti, manca agli operatori sanitari da un lato, manca ai responsabili amministrativi regionali, nazionali, quindi dicevamo questa manifestazione che potrebbe essere... sicuramente coordinata da Anchise insieme ad altre realtà che possono associarsi, che possono condividere questo progetto. Il sit-in potrebbe essere preceduto da una conferenza stampa il giorno prima, quindi il giorno 27 alle ore dalle 15 alle 17 questa manifestazione sit-in con interventi, e poi il giorno prima una conferenza stampa, avevamo pensato, nella quale possiamo coinvolgere alcune persone di rilievo. Adesso non vi dico il nome che stiamo cercando di coinvolgere, perché è una cosa delicata, quindi non si dice gatto finché non è nel sacco, quindi inutile, è una cosa, un nome importante, ecco. Importante nel senso di significativo anche, non solo importante.
Poi l'altra cosa, ovviamente abbiamo pensato anche a un titolo così perché ci vuole un tema aperto, non è che lì andiamo a protestare perché non è stata fatta una sentenza corretta, questa sarà discussa nelle sedi istituzionali, anche perché poi ci prendiamo solo delle, ci mettiamo in una situazione di esposizione che non va bene, andiamo a rivendicare un diritto che è quello dell'umanità e anche di del evidenziare, di rendere visibile che i parenti ci sono, non è che non ci sono. Non ci sono quei parenti che non si sono mai visti prima, neanche nelle RSA, e che tuttora, quando ci sono delle cause degli esposti, non ci sono. Ecco, poi però questo è un caso che è un caso complesso che non è il caso di andare a discutere ora. A questa conferenza stampa pensavamo di invitare anche l'avvocato Locati quando avrà sviluppato meglio queste considerazioni che ci ha fatto così molto gentilmente apparentemente genericamente questa sera, perché l'abbiamo coinvolta solo recentemente. È chiaro che per realizzare questo progetto occorre l'aiuto di tutti a diverso livello. Adesso io ho dato la mia disponibilità, Giulia ha dato la sua, ma aspettiamo anche la disponibilità degli altri. Ecco. Grazie. Grazie. C'è Gianfranco. Che si presenta perché non so il cognome. Buonasera. Allora, io faccio parte del Comitato Anchise, tanto per presentarmi, sono di Milano. E sono transitato anche fin dagli inizi nell'associazione Felicita. Volevo fare due osservazioni su quello che ho sentito stasera. Purtroppo sono entrato un po' tardi, non ho sentito tutto l'intervento dell'avvocato Locati. Però sia da quello che ho sentito dall'avvocato Locati che da quello che ho sentito dall'avvocato Berni, non ho colto un atteggiamento che sconsigli l'opposizione alla sentenza, alla archiviazione sul Trivulzio, ma ho colto invece una distinzione tecnica, peraltro facile secondo me, non così difficile, tra responsabilità penale, responsabilità civile e la necessità che vengano raccolti e studiati i dati e le motivazioni. Ora, tra le motivazioni, io non so, non ho capito bene se le motivazioni dell'archiviazione del Trivulzio siano uscite oppure no. Cioè, il documento completo a cui l'avvocato Luca Berni faceva riferimento e in cui si potrebbero trovare gli appigli per l'opposizione o per la causa civile, non ho capito bene se ci sono già o non c'è già questo documento. Così come anch'io sono perplesso su questo discorso, come diceva l'avvocato Berni, che per vedere questi atti occorre una spesa di 6.000 euro, cioè vorrei riuscire a capire come mai. D'altra parte, se siamo tutti interessati a che le eventuali negligenze sul piano civile non passino sotto silenzio, direi che tutte le nostre conoscenze, sia relative alla questione Trivulzio, sia relative agli ingressi negati o distillati, debbano essere messe in comune. Quindi qui non ci devono essere posizioni arroccate di difesa dell'etichetta, ma dobbiamo mettere in comune il nostro patrimonio di conoscenze e agire in comune, di comune accordo. Per quanto riguarda, quindi io condivido per quel che mi riguarda, come le ho già fatte all'inizio della pandemia davanti al Trivulzio, pagando nelle conseguenze, l'idea della manifestazione. Però sono dell'idea, e ne abbiamo parlato nel Comitato Anchise, che
proprio a livello di ricerca di dati vengano inviate alle RSA sul modello di quello che ha fatto l'associazione Diana, mi sembra che sia di Verona, delle lettere in cui si chiedono i dettagli dei livelli di servizio in queste RSA, e cioè capire quanti ospiti hanno, che personale hanno, che qualifiche ha il personale, se ci sono le infermiere, se non ci sono, se ci sono i medici, eccetera, eccetera. Credo che questa sia un'azione concreta che serve e anche utile eventualmente non solo per la nostra azione rivendicativa a livello di comitati, ma anche eventualmente per gli avvocati, per dimostrare che la cura è carente. Quindi, ripeto, conoscere i dati, sapere che cosa ha detto esattamente la Procura di Milano, le motivazioni dell'archiviazione, studiarle, farle studiare a un avvocato. Peraltro non ho capito bene se Felicita abbia già in mano queste motivazioni, perché da quel che mi risulta Felicita ha il supporto di uno studio di avvocati, civilisti e penalisti, quindi mi domando se abbiano già studiato questa cosa, questi elementi, e se abbiano intenzione di metterli in comune con tutti quelli che hanno interesse a non solo verità e giustizia, ma anche trattamento umano degli ospiti delle RSA. Quindi questa è anche una domanda che faccio. Ecco, chiudo qui il mio intervento. Grazie. E per questo vediamo, perché sì, vedo che c'è ancora Letizia, ma Alessandro Azzoni è andato, per cui casomai gli scriveremo, e soprattutto se, come credo, si decide un'iniziativa, no? Vediamo che adesione, che tipo di coinvolgimento può arrivare anche da loro. C'era Caterina. Eccomi. Sì, volevo dire che riprendo un po' le cose che ci eravamo già dette tempo fa. Mi sembra che ci sono persone nuove, quindi magari riporto un momento quello che è il mio pensiero, insomma le mie considerazioni. Per me era importante, ed è importante, che le procure, soprattutto della Lombardia, vadano avanti, perché sicuramente di anello in anello, piano piano, l'unica cosa a cui si può arrivare rispetto alla responsabilità sono le regioni. Il comune denominatore di tutta questa vicenda sono le regioni, sono i politici, sono gli stanziamenti che loro emettono e che danno per questo tipo di servizi. Chiamiamoli ancora servizi, perché ci offendono con questa denominazione, ma servizi non sono. Le RSA sono di fatto dei depositi di anziani in cui vengono messe delle persone che poi di fatto servono come merce, servono materiale per le imprese private. Le imprese private arrivano sul territorio, offrono questo tipo di servizi di cui le regioni hanno bisogno, perché ovviamente c'è una domanda e loro devono dare risposte, però, come ho già detto anche altre volte, lo ripeto, il ricatto, tra virgolette, che fanno queste aziende è: noi veniamo sul territorio, ti apriamo delle RSA, ti diamo quei servizi che ti servono e che tu proponi come servizi, però ci devi primo dare dei soldi, secondo tenere dei parametri bassi, così noi investiamo poco, subiamo poco, diamo poco in generale e abbiamo un margine di profitto maggiore. Allora possiamo cominciare a dare come assunto di base questa situazione politica e questo intendimento, perché questa è la realtà, questo è il dato di fatto. Allora è ovvio che con le procure, che poi le procure non si metteranno con le regioni, è ovvio che andando avanti con le indagini si arriva alle regioni, ma le procure non si mettono contro le regioni, contro i politici, perché hanno delle pressioni enormi e non hanno nessuna voglia di andare in fondo a questa cosa, che metterebbe appunto in evidenza delle responsabilità politiche precise, perché ribadisco, c'è l'intendimento preciso da parte degli assessori
e delle, insomma, tutte le giunte regionali di non investire sugli anziani e di dare il meno possibile, proprio perché non c'è un ritorno, diciamocelo chiaramente, se non quello, diciamo, che fanno le aziende private che vanno a investire sul territorio. A questo punto chi lo può fare? Chi può puntare il dito? Chi può mettere in evidenza quali sono le vere responsabilità? Siamo noi, dobbiamo noi puntare il dito, far rilevare questa cosa, chiedere, pretendere servizi finalmente e non depositi per gli anziani, servizi dignitosi, servizi di attività e situazioni che rispettino le persone, la dignità, perché al momento attuale non ci sono, scordiamoci che ci siano servizi che rispettano la dignità delle persone, perché basta guardare le quantità, la stupida numerazione, la stupida proporzione, per capire che due os per 20 anziani disabili potranno solo produrre maltrattamento. È matematico. Allora, vogliamo partire da questa base? Vogliamo partire dal fatto che non, i servizi che danno sono comunque insufficienti? Tutto il resto viene a cascata. Ci meravigliamo che non ci fanno entrare? Ma va bene così. Che valore ha l'anziano? Che valore abbiamo noi? Nessuno. Le RSA sono intoccabili, mettiamoci tutti d'accordo su questa cosa, le RSA sono intoccabili perché sono protette dalla politica che ha bisogno di loro, perché ripeto, danno delle risposte a delle necessità del territorio di sistemare i nostri anziani, però la qualità per adesso e per come sono strutturate le RSA sono tutte di bassa qualità. Rendiamoci conto, siamo noi a dover puntare il dito, facciamo qualcosa noi, ma puntiamo, diamo noi, attribuiamo noi a questo punto la responsabilità alle regioni, perché se non lo facciamo noi non ci arriva nessuno. Basta. Grazie Caterina. Elena. Buonasera. Scusate, io purtroppo mi sono collegata un po' tardi. Buonasera a tutti. Io mi volevo dare un contributo in riferimento appunto alla proposta di Laura di fare un comunicato su questa vicenda. Purtroppo ho perso la prima parte di quanto ha detto l'avvocato Locati, però mi sembrano significative alcune cose che lui, che l'avvocato ha detto, anche l'avvocato Berni, in riferimento al fatto che bisogna vedere poi come mai, cioè capire perché le procure hanno proposto l'archiviazione in riferimento a quei casi particolari. E mi sono posta la domanda, ma il CDSA può entrare nel merito dei singoli processi? No. Però può dare un contributo importante in riferimento al fatto che le vittime della pandemia, si parla di centinaia di migliaia di morti e le migliaia di morti in Lombardia nelle RSA erano anziani con molto malati, spesso con pluripatologie, malati di Alzheimer, nel periodo della pandemia la televisione intervistava scienziati, medici che continuavano a dire muoiono soprattutto anziani con pluripatologie. In Lombardia è esploso il problema e la regione e le ASL probabilmente, anzi sicuramente, non hanno garantito quella tutela sanitaria che andava garantita a persone molto malate ricoverate in strutture che non hanno i parametri, i requisiti, il personale adeguato, ed è per questo che il CDSA nel suo atto costitutivo ha previsto che queste strutture devono rientrare nella rete delle strutture sanitarie. Per cui il contributo con un comunicato che il CDSA secondo me dovrebbe dare è quello di denunciare le gravi omissioni di controllo, tutela sanitaria di persone gravemente malate
ricoverate in strutture che non erano, non avevano evidentemente il personale, la capacità e l'organizzazione sanitaria idonea per tutelare i ricoverati, che poi sono infatti morti, così come al Trivulzio 150 persone sono morte, ma quelle 150 persone erano persone sane o erano persone che rientravano nella categoria dei morti perché con due, tre, quattro patologie? Io credo che in un comunicato stampa la prima cosa che il CDSA dovrebbe dire è quello che si tratta di persone molto malate, che le vittime erano persone molto malate e che non sono state tutelate dalla sanità lombarda, nel caso della Lombardia, e il servizio sanitario regionale lombardo, come il servizio sanitario di tutte le altre regioni, il servizio sanitario nazionale per legge è obbligato a garantire la tutela sanitaria a tutti i malati, senza escludere ed emarginare quelli che poi si sono rivelati i più deboli, gli esclusi, quelli che sono morti perché non sono stati tutelati adeguatamente dal servizio sanitario. Non è significativo quanto ha detto Andrea Ciattaglia nel suo intervento a Vercelli, è stata impostata una, cioè la procura ha deciso il rinvio a giudizio, io non conosco il procedimento, ma mi ha colpito il fatto che tra gli imputati ci sia la direttrice dell'azienda sanitaria locale. Evidentemente, come poi ha osservato l'avvocato Consuelo Locati dopo l'intervento di Ciattaglia, probabilmente lì è stata fatta un'accurata denuncia penale che ha segnalato non solo carenze all'interno delle strutture nella gestione della cura, della tutela dei ricoverati che poi sono morti per Covid, per contagio e malattia, ma anche delle gravi responsabilità a livello di ASL che non ha controllato e di altri medici, sono stati rinviati se non sbaglio a giudizio, anche dei medici che hanno tenuto dei comportamenti contrari ai loro doveri professionali. Ovviamente in riferimento a quanto detto da Caterina parlava di responsabilità politica. Nei processi penali la responsabilità penale è personale e lì appunto si tratta di vedere a livello di ASL e di regione se chi, le persone, erano responsabili nella gestione sanitaria hanno tenuto e preso delle decisioni tali per cui poi, come diceva l'avvocato Locati, certe strutture hanno detto ma noi abbiamo fatto questo perché l'ASL ci ha detto che potevamo fare questo oppure perché la regione ha dato queste disposizioni e noi ci siamo attenuti a quelle disposizioni e allora è in alto che bisogna andare a vedere se ci sono delle responsabilità e non parlo solo di responsabilità politiche ma anche di responsabilità penali, personali, di chi aveva il dovere di controllare, di intervenire, di garantire la tutela sanitaria a quei malati e non lo ha fatto. Sicuramente, come diceva Caterina, sono d'accordo che ci sono anche delle responsabilità politiche. Quello è il livello che rientra anche nell'azione del CDSA, perché se questi malati di cui si parla, malati anziani, spesso con pluripatologie, che sono morti perché non hanno ricevuto l'adeguata tutela sanitaria e sono stati trascurati dal servizio sanitario, in un periodo in cui i mass media continuavano a dire muoiono soprattutto anziani con pluripatologie, ecco, e allora nascono tanti interrogativi su quello che è successo, sul fatto che se ne sono fregati di garantire la tutela sanitaria necessaria a questi malati.
Io credo che appunto ci sia anche sicuramente un problema politico e quindi il CDSA dovrebbe rinnovare le richieste al governo e al Parlamento perché garantisca di far rientrare, provveda a far rientrare tutte queste strutture dove sono ricoverate persone con 2, 3, 4 patologie o con forme di demenza come l'Alzheimer gravi che richiedono tutela sanitaria, che provveda al più presto come governo e Parlamento a garantire che queste strutture rientrino nella rete del Servizio Sanitario Nazionale, che siano garantiti requisiti e personale adeguato in modo da tutelarli oggi e da garantire che in futuro, se mai dovesse esserci un'altra pandemia, non muoiano ancora tante persone come è successo nel periodo del Covid. Insomma, io penso che il contributo del CDSA dovrebbe puntare a questo. E mi fermo qui e poi ecco, ho già scritto il riferimento all'iniziativa dell'Associazione Umana, ma vi invierò poi il programma relativamente al diritto alle cure sanitarie domiciliari, però ecco, avete visto la bozza della petizione che abbiamo preparato e poi ecco vi invierò il programma per invitarvi all'iniziativa che organizziamo a Perugia il 15 novembre. E grazie. Grazie Elena. Grazie Laura. Fabio o Giulia, avete chiesto la parola? Sì, grazie. Ok. Ecco, no, allora intanto fa piacere vedere questa grande partecipazione al coordinamento perché effettivamente i temi che stiamo trattando sono di fondamentale importanza e per quanto riguarda gli aspetti legali io ho avuto modo di leggere tutta la motivazione avendo avuto la mamma all'interno del tribunzio e non avendocela più a causa della pandemia e di come è stata gestita all'interno di quella struttura tutta questa situazione. Posso dire che mi trovo pienamente d'accordo con l'avvocato Locati, nel senso che credo che le responsabilità vadano, così come ho sempre detto, rilevate a diversi livelli, non è solamente la struttura, sicuramente lo è in parte, ma ci sono livelli politici che naturalmente sono pienamente coinvolti in questa situazione. La principale delle cose che posso ricordare, poi chiudo con questa questione legale, la principale questione, basti pensare a le varie, diciamo, delibere regionali che si sono succedute nel periodo appunto della pandemia, di picco della pandemia, una tra tutte quella che ha consentito alle strutture RSA che avrebbero accettato di inserire dei pazienti Covid all'interno delle strutture stesse. In prima fila abbiamo avuto il Tribunzio e quello che è accaduto penso sia noto a tutti. Ma oltre a questo un'altra delibera impediva alle stesse strutture di ricoverare gli anziani ormai malati all'interno delle strutture ospedaliere. E quindi in sostanza si è creato un cortocircuito di morte nel quale sostanzialmente io ricordo tantissimi anziani sul piano di mia mamma che purtroppo con lei se ne sono andati e che potremmo dire è stata quasi un cortocircuito della morte che ha visto in pochi giorni, nell'arco di un mese, non di più, morire almeno 150 persone su quel piano. Quindi ecco, questo io credo che i livelli di responsabilità sono tanti e vadano contrastati tutti sul piano legale e su anche altri piani. E qui a questo punto mi riferisco alle proposte operative concrete che ha fatto Letizia e che sono state così condivise a livello di
Comitato Anchise e che stiamo proponendo a tutti coloro i quali riterranno di partecipare. Mi sembra estremamente interessante la possibilità di ritrovarci davanti al Trivulzio, non tanto in quanto Trivulzio, ma in quanto rappresentativo di tutta una distorsione che è rappresentata da questo mondo delle RSA, e quindi di poterci trovare, discutere, parlare in maniera pacifica, ma in maniera molto decisa su argomenti che purtroppo sono assolutamente di attualità e probabilmente lo saranno nel futuro sempre di più. Quindi questa mi sembra un'iniziativa importante. Il 27, se non vado errato, di novembre è un sabato, così come proposto. Credo ci sia tempo per organizzarsi e tempo per poter definire di essere presenti. Spero che tutti siano interessati e tutti possano partecipare a questa iniziativa. Così come anche la conferenza stampa che precederebbe questa iniziativa è molto importante, perché ci consentirà di esprimere alcuni dei temi, alcuni dei punti di questa nostra iniziativa anche a livello di stampa, a livello di media, che comunque possono fare da cassa di risonanza e riportare quelle che sono le nostre ragioni a livello nazionale. E quindi queste mi sembrano le cose importanti attualmente che abbiamo pensato. Inoltre vi è quella della lettera, perché sappiamo che una lettera fatta all'RSA con copia alle diverse istituzioni che appunto sono coinvolte su queste tematiche, quindi mi riferisco anche a partire dal Ministero della Sanità in giù alle responsabilità di tipo politico locale, regionale, comunale, una lettera che rappresenti le attuali problematiche che ancora insistono e sono presenti per i familiari, per i parenti che hanno grandissime difficoltà, quando non l'impossibilità, di poter riconciliarsi, di poter ritrovarsi con i propri cari all'interno di queste strutture. Ho ricevuto la telefonata oggi di un'amica che ha la mamma al Trivulzio e nonostante sia ormai alla terza vaccinazione, per 14 giorni, siccome è dovuta uscire e andare all'ospedale, per 14 giorni non potrà vedere la mamma. E quindi non si capisce per quale motivo le vaccinazioni vengano fatte, ci sia la priorità ai fragili, se poi da queste vaccinazioni non si ha la possibilità nemmeno di poter vedere la propria madre. Non mi risulta che siano stati fatti interventi nelle diverse RSA per creare quelle che sono state definite così in forma anche un po', diciamo, sentimentale, le camere degli abbracci, ma non mi risulta che siano state fatte degli interventi per dare la possibilità di incontrarsi con i propri parenti, perché è vero che c'è stato il periodo della pandemia, ma è anche vero che quello che noi sentiamo è che ci sono altri virus, ci saranno altre pandemie, ci sono ormai i maghi delle previsioni delle pandemie, e di fronte a queste situazioni non mi pare che siano stati fatti grossi passi avanti, a parte tanti dibattiti televisivi dove i virologi sono diventati le star del momento, ma all'interno delle strutture non ho riscontrato alcun effettivo progresso sulla possibilità, quando anche studiata in maniera coerente con la problematica di una pandemia, però di effettiva soluzione di questo problema, che è un problema fondamentale, un problema che coinvolge la vita dell'anziano, la vita della persona cara che abbiamo all'interno di queste strutture, e che coinvolge quei sentimenti che sono fondamentale cura per gli anziani all'interno dell'RSA. Sono una cura come il vaccino, perché il vaccino può aiutare a non, diciamo, essere coinvolti nella pandemia, ma l'affetto di un caro, del proprio figlio, della propria figlia, è forse ancora più importante di quello che rappresenta il vaccino. Quindi secondo me ci sono tante cose da fare, vedo tante
presenza questa sera è veramente importante che siamo in tanti questa sera e che possiamo così definire in maniera pragmatica alcuni step, alcune attività che ci consentano di ancora farci sentire di essere presenti. Grazie. Grazie Fabio. Sì, siamo in tanti e tra l'altro tanti sono anche assenti perché non potevano, perché c'era chi non stava bene, e mi riferisco da Verona, Donatella, Mauro da Parma, anche da Firenze c'è Anna, ma anche la Paola non poteva stasera. Insomma, poi ci sono comunque tanti che sappiamo che fanno parte del coordinamento e che ci sono, ecco, anche se stasera sembra che sia una presenza più lombarda, no? di partecipazione, però di fatto c'è una buona presenza anche proprio su quasi tutto il territorio nazionale. Ecco, poi purtroppo nella parte più a sud siamo un po' carenti di partecipazione, però siamo veramente in tanti ed è per questo che dobbiamo anche proprio cercare di puntare a fare una bella iniziativa che abbia una bella ridondanza come quella che abbiamo fatto a Bologna. Mi fermo un attimo, anche se vorrei dire altre cose, perché ho visto che Gio ha alzato la mano e vuole intervenire, giusto? Ciao, sì, grazie, ciao a tutti. Allora, io vorrei proporre un sit-in martedì o il 2 o il 9 a Milano davanti al Palazzo della Regione, prima che l'11 venga votata la nuova legge della Moratti sulla sanità e su tutto quello che comporterà anche per quanto riguarda le RSA. Sarebbe bella la partecipazione magari dei vari comitati, cioè magari anche se non siamo in tantissimi, però il fatto che ci siano i simboli dei vari comitati che comunque sono compatti contro quello che starà, che succederà, ecco. Non so, se siete... Ascolta, allora vabbè, intanto comincia la discussione e va avanti fino a fine mese, no? Allora, noi come coordinamento regionale per in difesa della salute, campagna Dico 32, che abbiamo organizzato la manifestazione a Milano sabato sì, esatto. 3, no? Abbiamo, e adesso appunto ci sarà un incontro il 2 novembre, abbiamo in cantiere di organizzare più iniziative, una alla settimana, proprio per continuare a manifestare contro lo sviluppo di questa legge regionale che riprivatizza, e dentro anche l'organizzazione della privatizzazione dell'assistenza domiciliare territoriale, per dire no, c'è proprio la parte che riguarda anche quello che stiamo chiedendo come cure domiciliari. Per cui esatto. Io, cioè, quello che mi sento di dire è su questa cosa qua che condivido, però di partecipare a queste iniziative che sicuramente sono più partecipate, perché il rischio che mi viene un po' da pensare è che se facciamo un presidio, questo ne avevamo già parlato un po', no, a parte il 2 che è dopodomani, per cui sì, no, il 2 è un po' esatto, ma anche il 9, cioè, rischia che siamo poi veramente in pochi. Se invece siamo in questa realtà di coordinamento, portiamo i nostri manifesti, le nostre scritte, no, e ci uniamo a tutti gli altri, perché sono tanti movimenti, tanti comitati che fanno parte del coordinamento regionale, per cui io mi sento di dire, per questo adesso non so cosa ne pensano gli altri, però di partecipare in questo modo, mentre invece ritengo e ribadisco che il fatto di fare una iniziativa, che però io darei proprio come connotazione un'iniziativa nazionale che facciamo a Milano, no? Che certamente adesso ha avuto come eco, cioè che ha fatto traboccare il vaso, questa questione delle archiviazioni, che ha avuto comunque come ulteriore goccia che ha fatto traboccare il vaso il fatto che continua a essere una presa in giro la riapertura, perché non è una riapertura adeguata, mentre tutto il resto delle attività è stata riaperta in più modi. E poi la goccia che ha fatto traboccare il vaso è che comunque non siamo riusciti a scalfire niente di tutto quello che abbiamo presentato in questi mesi con il nostro documento. Abbiamo chiesto di intervenire presso le commissioni ministeriali, di poter essere
ascoltati, di poter essere auditi come sono auditi altri che fanno, che magari sono organizzazioni di cooperative, sono organizzazioni del terzo settore, eccetera, ma noi che siamo la rappresentanza dei comitati, dei familiari, non siamo stati ascoltati per niente. E queste commissioni, a partire dalla commissione del Monsignor Paglia, ha elaborato dei documenti, avete visto la carta dei diritti che è uscita, no? Che non solo dice veramente poco, no? Le solite parole ridondanti, ma non mi pare che dia un'attenzione così particolare sia alle cure domiciliari, ma in modo particolare alle cure sanitarie all'interno delle RSA. Così come non siamo riusciti a interloquire con le regioni, forse magari qualcuno in più in Toscana, in Piemonte, però non siamo riusciti ad organizzare dei tavoli di lavoro dove questo tema delle cure sanitarie, no, per le persone anziane, tutte le cure, quello che intendiamo, la rivisitazione di tutta quella che è la medicina per la persona anziana, malata, cronica, autosufficiente, gli abbiamo fatto veri documenti, ma non siamo riusciti neanche a rapportarci con, sì, con qualcuno, ma non è in modo sistematico e non è significativo per riuscire ad avviare un cambiamento. Per cui su questo ci dobbiamo impegnare, nel senso che se facciamo una manifestazione e la facciamo, dobbiamo fare una campagna mediatica molto forte che denunci tutte le cose che abbiamo detto. Quelle che fanno più male, come queste dell'archiviazione, come quelle di non poter vedere i parenti, ma anche quelle di poter appunto denunciare quello che le RSA sono come strutture private, mal organizzate, senza personale, con personale tenuto sotto ricatto, con personale che deve provvedere, no, tutte le cose che abbiamo detto, no, più la mancanza del piano pandemico, tutto quello. No, le cure domiciliari che non ci sono a chi sono in capo, a delle cooperative che andano fuori a poche ore alla settimana e poi sono in carico i familiari che sborsano fior di quattrini per pagare dei caregiver, eccetera, eccetera. No, adesso tutto questo l'abbiamo ripetuto, ma tutto questo lo dobbiamo riprendere in una piattaforma significativa, e se organizziamo questa manifestazione, oltre alla conferenza stampa, come avete detto voi, cerchiamo proprio di andare nuovamente a coinvolgere a livello regionale, ma non solo qui in Lombardia, intendo là dove siamo presenti, cerchiamo di far avere i nostri documenti e cerchiamo di avere degli incontri, cerchiamo, no, di fare in modo che rispondano sul fatto che devono prevedere dei tavoli di lavoro dove si va a ridiscutere il tema della salute per la popolazione anziana più in difficoltà. Quello che mi viene un po' da chiedere, questa manifestazione, giustamente Letizia, dicevi, la state proponendo come comitate anch'ise, no? Adesso non voglio fare una diatriba su i nomi e le appartenenze. Io mi sentivo di proporla proprio come CDSA, con poi sotto tutta l'elencazione le adesioni di tutte le associazioni, comitati, e anche chiedendo l'adesione, chiediamola ad alcuni partiti, chiediamola ai sindacati, chiediamola, no? Facendo in modo che si allarghi e che ci sia una forte partecipazione, sia in termini proprio di aderire a nostro movimento, sia in termini di partecipare in quella giornata o anche in altri momenti. Ecco, non so su questo che cosa pensate. Io penso che non ci siano assolutamente problemi anche ad uscire con un comunicato stampa come coordinamento nazionale, non c'è problema. Chiedendosi l'adesione ad altre realtà, anche se l'idea di chiedere adesioni per esperienza personale a partiti purtroppo allontana certe persone. Questo è un tema che abbiamo già toccato, però quotidianamente mi ci impatto, perché tanti parenti, tante persone mi dicono: no, io con i partiti, con i politici non voglio avere a che fare.
Comunque, secondo me la cosa essenziale questa sera è raggiungere un accordo di massima per questa manifestazione nazionale organizzata dal coordinamento. Noi come Comitato Anchise abbiamo già delle idee e a mio parere possiamo cominciare a svilupparla, a svilupparle e condividerle con voi in una riunione, direi a questo punto in tempi brevi, perché poi alla fine il 27 è tra un mese. E sì, dobbiamo farci sentire una volta per tutte, sia per le archiviazioni ovviamente, che sono diciamo il tema del giorno, ma per le uscite, per le visite ai parenti, perché che sono diventate, se vogliamo, un po' una barzelletta tra leggi, emendamenti e cose varie. Alla fine nessuno ha la volontà politica di risolvere questo problema. Vanno avanti da un anno e mezzo e non si risolve nulla. Più ovviamente tutti gli altri temi che citavi te, Laura, sicuramente. E quindi noi come comitato diamo assolutamente la nostra disponibilità. Ci sembrava importante, io l'avevo già condiviso con te, Laura, questa manifestazione nazionale in questo momento, per i motivi che tu hai detto prima, che hanno più o meno citato tutti questa sera. Sì, ma allarghiamola però a questo punto, cioè, Felicita ci dovrebbe essere, Francolino, cioè, cerchiamo di cerchiamo di collegarci un po'. Ma noi siamo aperti a tutti, noi abbiamo sempre coinvolto tutte le realtà, che poi queste realtà non si siano mai fatte vive in, non so, tutti questi mesi in cui il CDSA ha fatto tante iniziative, è un problema loro, sicuramente non è un problema nostro. Noi siamo persone democratiche, come si dice ora, che va tanto di moda questo aggettivo, chiamiamolo così, e siamo aperte a tutte le adesioni. No, ti chiedo Giulia, siccome, scusa Giulia, siccome Antonio aveva preso contatti con Francolino, no? Non aveva mai voluto collaborare. Quindi niente, ha rifiutato tutto, vabbè, basta. Ma magari adesso non rifiuta, non so, noi proponiamo poi comunque alla fine le realtà dei comitati e delle associazioni si conoscono tra di loro, verrà sicuramente fuori questa nostra iniziativa. Io penso che chi vuole aderire ben venga. No, ma infatti noi si tratta di fare un elenco di tutta una serie di organizzazioni, chiamiamole così, che vogliamo coinvolgere e chiedere la loro adesione e la loro partecipazione, no? Io non ci vedo di mandare anche, non so, in regione un po' a tutti i gruppi consigliari l'informazione di quello che stiamo facendo, chiedendo, no, anche di dare un cenno di riscontro, un cenno anche di adesione a quello che portiamo avanti, perché poi sono loro che portano avanti, no, tutte le tematiche politiche all'interno delle istituzioni, non è che possiamo escludere, certamente ci starà chi ci starà, insomma, questo. Però dovrebbero essere interlocutori, cioè, non so, non credo che siano proprio dalla nostra parte, sono quelli a cui noi ci rivolgiamo, no? Qualcuno sì, qualcuno no, insomma, poi comunque di fronte a questo bisogno della popolazione anziana voglio vedere chi dice di no, insomma. Ma guarda, a mio parere, no, quello che dici te è vero, però la politica, secondo il mio modesto parere, ha una colpa, cioè la colpa è trasversale. Se vogliamo fare il caso del Trivulzio, il Trivulzio è di proprietà del comune e della regione, quindi Fontana ha fatto le delibere, c'è da dire che Sala e PD di conseguenza non hanno mai preso posizione su quanto accaduto, perché Sala in un anno e mezzo non ha proferito parola. Ma certo, sì, ma guarda che ti do perfettamente ragione, Giulia, sono tutti complici e appartengono tutti allo stesso sistema. Vabbè. No, il discorso è quello che facevo prima, che va bene interloquire, altro come magari qualcuno pensa, non mi riferisco a voi, entrare dentro le istituzioni. Comunque, ripeto, noi siamo tranquilli, siamo aperti a tutte le possibilità, possiamo fare, come dici te, una lista di tutte, anche di queste commissioni, ma ancora di più di tutti i vari comitati
che ci sono sul territorio nazionale, ce ne sono tanti, anche piccoli, che si occupano di società civile, perché poi questa secondo me deve essere molto una protesta proprio della società civile, ed andare a cercare di organizzare questa cosa. Secondo me possiamo farcela, può venire una cosa strutturata bene e può avere un buon effetto. Noi ci mettiamo in impegno. C'è Anna che ha chiesto la parola. Sì, molto brevemente. Io credo che i politici debbano sempre essere stanati. Non si tratta semplicemente di interlocuzione, ma di richiamarli alle loro responsabilità. E quindi con le modalità che gli organizzatori riterranno opportuno, ma secondo me specialmente gli istituzionali, che sono eletti in rappresentanza di tutti i cittadini, anche i presidenti di regione di solito, come sì, come i sindaci, quando vengono eletti dicono: io sarò il sindaco di tutti. Il presidente di regione dice: io sarò il presidente non di una parte che mi ha eletto, ma di tutti i cittadini della regione. Quindi secondo me è legittimo e utile stanarli, anche perché credo che ci sia bisogno di recuperare un po' la scena sul tema degli anziani e dell'RSA. C'è bisogno veramente di recuperare la scena, perché guardate, io che sono stata un po' assente da questo nostro, da questi nostri incontri per qualche motivo familiare, ho percepito come fuori da questi ambienti dei vecchi e dell'RSA non ne parla più nessuno. Del fatto che non si entra in RSA, che ha creato scandalo, senso di disumanità, eccetera, non ne parla più nessuno. C'è la menata dei vaccini, dei Novax, che fa tanto comodo alla nostra politica, perché si eludono i problemi veri a cui si potrebbe dare soluzione, e invece ci si infogna. Allora, io credo che gli istituzionali debbano essere stanati, gli si debba chiedere conto di quello che hanno fatto, che fanno e che intendono fare, specialmente in Lombardia con la Moratti, eccetera. Vorrei dire un pezzetto in più, che anche l'informazione dovrebbe essere stanata, perché è totalmente asservita a questa, a questo clima di così di distruzione reciproca fra i Novax e questi e quell'altro. Ricordatevi che un anno fa eravamo tutti buoni, tutti fratelli, tutti solidali, ci volevamo tanto bene, eccetera. Non poteva durare perché non è gestibile, quindi ora si creano i nemici. Poi ognuno la pensi come vuole, a me, secondo me sono dei gran coglioni, però detto questo, va bene. Abbiamo bisogno di recuperare la scena, l'attenzione, e di imporla alla politica, questi che sono i problemi veri, perché i vecchi sono i problemi veri, in quanto non li si può far fisica, in quanto le storture nella gestione dell'RSA c'erano da prima e devono essere risolte, e mi fermo qui. Allora, perché non pensare, non lo so, noi a Firenze, ma Firenze è un decimo di Milano, però a Firenze ogni tanto si va sotto la RAI, abbiamo una piccola sede RAI a Firenze per rivendicare il diritto di informazione, che qualche telegiornale ci dica come si vive ora nell'RSA, interroghi qualche familiare, eccetera. Ecco, quindi aggiungerei a questo percorso, diciamo, no, che deve accompagnare anche la Moratti nel suo lavoro di dispacimento in regione, con un'attenzione particolare al tema dell'informazione, che per noi vecchi è la RAI, sicuramente per i giovani sono altri canali, però io sono vecchia, quindi mi preoccupo di me. Grazie. Grazie Anna. D'accordissimo, sì, no, dobbiamo fare appunto anche proprio una bella informazione, dobbiamo far circolare articoli, far circolare comunicati, perché effettivamente
si è spento tutto su questo. Ma sentite, adesso se c'è qualcun altro ancora che vuole intervenire, se no andiamo un po' a chiudere. Io direi settimana prossima assolutamente facciamo un gruppo di lavoro in modo di mettere insieme un pochino tutta l'organizzazione, le idee, e poi ci ritroviamo, teniamo fisso questa data del 27 sulla quale però dobbiamo lavorare. Cioè io farei un gruppo che ha chiaramente una presenza maggiore un po' qua a Lombarda, perché se è stabilito che a Milano dobbiamo un po' vedere tutte le cose proprio organizzative, e poi qualcuno delle altre regioni, in modo che manteniamo una valenza nazionale, ecco, per definire bene tutte le cose e per diffonderle. Perché è chiaro che se ne avessimo la forza sarebbe bello pensare anche che in più città facciamo lo stesso giorno questa iniziativa, però non credo proprio, ecco, che dobbiamo, se riusciamo a ripetere un'iniziativa, no, sono d'accordo, come Bologna, e probabilmente farlo qui anche a Milano, riusciamo forse anche ad avere un po' di persone in più, insomma, però ci dobbiamo lavorare, ecco, per cui organizziamo questo gruppo, se siete d'accordo, me ne accollo io un pochettino insieme a Giulia, naturalmente, nella definizione, e vediamo anche settimana prossima quando possiamo riuscire a fare subito un incontro per definire, perché dobbiamo partire immediatamente col preparare il comunicato, col preparare i documenti, col vedere i permessi, insomma tutta un po' l'organizzare i manifesti, le cose, insomma dobbiamo un pochino vedere tutta l'organizzazione, se poi vogliamo fare degli interventi lì, e quindi chi parla, eccetera, per cui dobbiamo proprio trovarci e fare una scaletta un pochino di tutto, e poi all'inizio dell'altra settimana ci rincontriamo in modo che diamo il là per bene a tutto quanto. Se siete d'accordo possiamo fare un programma di questo tipo e lasciarci in questo modo. Va bene. Va bene? Sì, sì. Io volevo chiedere ancora una volta, lo sto chiedendo da tanto tempo, a parte questo gruppo di lavoro che si crea adesso, che è di tipo operativo, non si potrebbe fare veramente due gruppi separati a questo punto, due macro gruppi, uno che si occupa di RSA con tutto il corollario che c'è intorno, e uno che si occupa un pochino più nello specifico di medicina del territorio, e poi magari ci incontriamo e ne riparliamo, poi qualcuno può far parte anche di entrambi i gruppi, per carità, però non si potrebbe cominciare un attimo a focalizzarsi un po' di più, perché c'è veramente tanta roba da seguire. Sì, diciamo che l'avevamo detto già di sì, e ci abbiamo anche un po' provato, però poi come sempre siamo anche un po' noi altalenanti, perché a volte no, scendiamo, poi ci risiamo, insomma c'è un po' di difficoltà anche così, insomma. No, adesso secondo me però Caterina servirebbe di più per puntare proprio il focus sull'RSA, dovremmo riprendere proprio per bene tutto il discorso. No, ma figurati, ma a me va benissimo, è solo che effettivamente magari non tutti si sentono, adesso qui la maggioranza di noi è arrivata effettivamente col problema dell'RSA, però ragazzi questa cosa della medicina del territorio è terrificante. Ma l'abbiamo visto. Comunque allora, però adesso concentriamoci su fare questa iniziativa che mi sembra importante e fondamentale anche proprio per rimuoverci noi e rimetterci in moto. E poi, Caterina, ricordacelo. Va bene. Di organizzare questi incontri. Va bene. Allora che la prossima scadenza, il prossimo appuntamento. Guarda, ci risentiamo con Giulia, facciamo un calendario sia per l'incontro del gruppo ristretto, sia per l'incontro nostro, che comunque andrebbe intorno all'8, 9, 10, insomma in quei giorni lì, non oltre, così poi abbiamo il tempo per organizzare la manifestazione. Cioè settimana prossima piccolo gruppo, mettiamo giù tutto, i primi giorni della settimana ci troviamo. Cominciate a scrivere! Va bene, sarà fatto. Ok, grazie. Ciao, buona serata, ciao a tutti, ciao. Ciao. Buonanotte. Buonanotte. Ciao, buonanotte.